Ciao ragazze, oggi vi farò vedere un semplice trucco per uscire tutti i giorni, una cosa molto semplice. E per fare questo useremo una matita della Deborah. Non so se si vede perché c'è la luce che non va tanto bene. La matita della Deborah, ok? La prendete, mi raccomando, deve essere temperata male come la mia perché più fate soffrire l'occhio, più la sofferenza fortifica il trucco, capisci? Allora, ti metti qui così e ti trucchi, non so se si vede, eh? Si mette la matita così. Mi raccomando, ragazze, io adesso lo faccio solo su un occhio. Anzi, no, lo faccio già su tutti e due perché così esco e vado a rimorchiare. Mettete la matita in questo modo, eh? Ok, io la metto solo sotto perché ho già gli occhi bellissimi, non mi serve anche sopra. E anche dall'altra parte, in questo modo. Mi raccomando, dovete essere rapide e non troppo precise, perché se siete tutte ficchettine, i ragazzi non vi guardano. Gli uomini vogliono le ragazze un po' zoccole. Così, no? Ecco. Mettete la matita e se avete già praticamente finito il lavoro, mi raccomando, la barba deve essere un pochettino incolta perché è quello che arrapa. Poi prendete il rossetto, mi raccomando che sia della pupa, il rossetto pupa, vedete? Bene, lo aprite, il mio è già sbavato. Prendete il rossetto. Mi raccomando che sia un po' sporco di bianco e un po' sporco di nero, perché come vi ho detto prima non dovete essere troppo perfette. E poi fate così, no? Mettete le labbra a buco di culo. Anzi, no, prima le allargate e vedete? Vedete, io sono esperta, lo metto anche mentre parlo. Poi fate un bacio. E adesso rifinite anche sopra. Ecco, e adesso siete pronti per andare a maschi. Ciao ragazze, mi raccomando, mandatemi una foto o un video di risposta su come vi truccate voi, eh. Ciao.